Io voglio raccontarvi la scena perché Riccardo è quello che ha fatto il lavoro insieme a tutto il gruppo parlamentare di portare avanti questa proposta di legge costituzionale. Oggi mi sono andato a godere la scena. Mi sono seduto ai banchi del governo del Senato della Repubblica e ho visto i senatori tagliare se stessi. Cioè, questa proposta di legge che arriva in prima lettura al Senato, cioè oggi il Senato ha fatto il primo dei quattro passaggi. Ci vogliono quattro passaggi per farla diventare legge. E sostanzialmente siamo a meno uno, ne servono altri tre, ma lo faremo velocemente. Quando ero in aula ho visto quelli di Forza Italia e di Fratelli d'Italia dire: noi non siamo d'accordo, però la votiamo la legge per tagliare 345 parlamentari della Repubblica. Perché? Perché dimostrano un minimo, diciamo, di come dire, ancora di sensibilità col popolo italiano che vede dei senatori che votano contro il taglio dei senatori e dicono: siete veramente pessimi perché siete in conflitto di interessi, vi state salvando la poltrona. Ma come al solito, diciamo, allo stupore non c'è mai fine, mi giro verso la sinistra e ho visto il PD votare contro il taglio dei senatori della Repubblica e dei deputati della Repubblica. Dopo che per 3 anni un signore che ormai non è neanche più il caso di nominare ci ha trascinato in quella storia della riforma costituzionale, diceva per tagliare i costi della politica, dimostrando così che quando ci ha propinato quella riforma costituzionale che gli abbiamo bocciato al referendum, non gliene fregava niente di tagliare i costi della politica. A lui gliene fregava solo una cosa, di costruirsi un modello di Stato su misura in cui lui poteva fare l'imperatore senza neanche più andare a votare, perché non aboliva il Senato, aboliva il voto per i senatori, aboliva la possibilità di eleggerci i nostri senatori.